Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa seconda parte di Winstreak con il team di Osiris e Ben Kiriaku. Ovviamente io vi invito a iscrivervi anche al canale di Osiris, il link lo trovate in descrizione, nonché di andarvi a vedere la prima parte di questa Winstreak se non l'avete vista, perché insomma, come potete vedere è andata bene, quindi ve l'andrete casomai a guardare sapendo già come sono andate le partite. Ma al di là del risultato vi garantisco che sono state delle belle partite, dove Brelom e Naganadel hanno dato tutto il loro, hanno dimostrato tutto il loro potenziale, hanno dato davvero tutto. Il team sembra funzionare, insomma, non ve lo devo stare a dire certo io. Parla per sé il risultato che ha fatto con la top 4 a Stoccarda, regionale di Stoccarda. Come avrete potuto vedere, sono in trasferta oggi, sono dalla nonnina, sono a fare un bel ponte, però non volevo assolutamente rinunciare a registrare e a darvi anche un video, così come promesso dalla tabella di programmazione, quindi mi perdonerete se magari le luci non sono a livello di sempre, anche la qualità del dispositivo di cattura video per quanto riguarda il mio volto è qualitativamente un pochino inferiore. Spero e penso che sarete in grado di passare sopra tutto questo. Detto ciò, io voglio subito andare a giocare questa seconda parte perché vorrei continuare questa cavalcata finora trionfale con questo team. Vi invito ovviamente a mettere mi piace al video qualora il video vi piaccia, se non vi piace fate vobis, commentate poi cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto. E vi invito anche ad iscrivervi al canale, ma non solo, a diventare i miei rappresentanti sul territorio italiano e non per quanto riguarda il canale, magari invitando anche qualche amico ad iscrivervi per potermi supportare. Detto ciò, cominciamo. ...1702 Tofu, ma è degli Stati Uniti, quindi il nome giapponese per lui, ma è degli Stati Uniti. Oh, guarda là chi c'è! Un Kanga! Kangalando! Fini! Cress! Kartana! Itran! Attenzione! Noi è vero, abbiamo doppia Intimidate, quindi Kanga teoricamente potremmo anche gestirlo abbastanza. Ricordiamo al gentil pubblico il nostro lando abbastanza particolare, con Terremoto, Scarf, ma con Airpower. Allora, qua Brelom fa bene perché abbiamo Bullet Seal su Fini, Mach Punch su Kartana, il Mach Punch su Yatran, la Spora su Lando e Cresselia. Potrebbe non essere male come opzione. Abbiamo anche la Zeta Fuoco su Naganadel, buono contro Kartana, ma adesso è il momento di fare qualche scelta. Allora, nel dubbio, quando non si sa bene bene come lidare, io un Intimidate la porterei onestamente. Mi piacerebbe fare una cosa di questo genere. Ma come? Lascia a casa. Sì, allora lascia a casa Naganadel che secondo me soffre un po', perché tanto quell'ando sarà Scarf. Speciale o meno, mi tiene un po' in scacco. Kanga avrà Ice Punch. Quindi Naganadel e Lando stesso soffrono. Inoltre ho Cresselia, quindi Lando mio soffre. Tutto sommato, guardiamo, gli copiassimo Intimidate potrebbe andare bene con Trace, chiaramente. Allora, parte prima la sua prepotenza e fin qua niente di nuovo. La mia traccia, levitazione, peccato. Andiamo così. Fermiamo
Fake out sul Lando che se ne va, entrerà probabilmente Cartana. Tapufini, vabbè, ti prendi un Hyper Voice. Ti prendi un Hyper Voice. Probabile che quel Fini faccia Icy Wind. Vediamo anche, annusiamo un po' il danno anche su... Ah, Ice Beam, ok. Buono. Non succede quella cosa brutta lì. Io potrei entrare con il mio di Fini. Fare anche una Protect. Vorrei mi sparasse la Z acqua. Insignor lo devo sicuramente tutelare, perché se ha Cartana dietro a me serve come il pane. Protezione. Fanghiglione. Va bene. Va bene. Non missa sul Fini. L'importante è che non droppi. Ok. Calm mind. Anzi. Fanghiglione. Non voglio switch in. Se io gli ho fatto quel danno lì di Hyper Voice, Psyshock potrei forse tirarlo giù. Proviamoci. Che lo andrei a pizzicare in difesa. Dipende molto dalla sua EV spread. Ok, no. Tanto valeva fargli Hyper Voice, danneggiavamo anche Cresselia. Va bene così, dai. Eccolo là. Miss su Cresselia. Io ho fatto Fanghiglione, non Calm Mind, perché ho detto se droppo Cress mi va quasi bene. Forza Lunare più Ice Beam, tutto su Gardevoir. No, va su Fini. Z. O ha fatto Trick Room. Mi farebbe un gran favore. Che ho un signature. No, no, proprio impatto psicocinetico. Questo va su Fini. Mamma mia, se facevo Calm Mind. Comunque, potremmo anche reggere. No, se facevo Calm Mind era la cosa migliore. Brelm, è il momento. Allora, vedi, crocevia delle partite. Io faccio Calm Mind quel turno lì, la partita è praticamente finita, perché poi mi riprendo danni praticamente inesistenti. E invece, allora io farei Spora più a destra, perché Fini potrebbe... Proviamo un po'. Fini non protegge, vabbè. Farà Moonblast, sicuro. Se lui ha Iatran, e secondo me ha Iatran dietro, questa partita l'abbiamo persa, quasi. Io non ci credo che non abbia Kanga, però, eh. No, vabbè, dai. Si sveglia subito. Ottimo. Niente doppia kill per noi. Gran voce più semitraglia l'avrebbe tirato giù.
Va bene, va bene. Non sono particolarmente fortunato ultimamente. Lo abbiamo capito anche nello Stranger Things con Viparel. Allora, il Nebium non c'è più, quindi qualora dovesse avere anche Iatren. Lando, e qui lui terremoto come se non ci fosse un domani. Capite perché era importante tirare giù quel Cresselia? Capite? Perché era importante tirare giù quel Cresselia? Non aveva levitante. Guarda cosa mi tocca fare. Guarda cosa mi tocca fare. Mi tocca buttare un incinero su un terremoto. Sono contento però che onestamente non mi sento di aver sbagliato le scelte dei quattro da portare. Ora poi lo scopriremo vivendo, ma io qua butto praticamente via l'incinero per provare a mettere distretto a zona dopo. Lui, chiaramente, l'unico levitante si va a svegliare al turno 1, subito. Adesso noi reggiamo. Allora. Bruciare pelo e distorto zona. Lando se ne va, vediamo chi è il fantomatico quarto, Kanga. Sono deciso di fare U-turn privazione su quel Cresselia. Secondo me lui fa fake out. A questo punto no, fa double edge probabilmente. Vediamo, momento catartico. C'ho anche 1,28 sul timer, stiamo un po' attenti, quel che facciamo. Si toglie la scarf. Buono. Allora. Flare Blitz e Iron Voice, quell'ando dovrebbe venire giù. Cresselia, ottimo. Va bene. Se noi si riuscisse a pescare la bacchetta con questo rinculo. Questa è la dea bendata che mi vuole sostanzialmente prendere in giro per la serie. Pardins, guarda quando è che ti droppo, che ti burno. E qua abbiamo anche un'altra meravigliosa cosa. Che si chiama Kanga più lento di un Gardevoir. Ok. Kanga più lento di un Gardevoir vuol dire banalmente aver perso matematicamente la partita. Che se io sparavo per Voice moriva Cresselia. Kanga lo portavo in range di Mach Punch e poi la partita era quasi vinta da me. Io avevo considerato che il Kanga fosse, non ti dico Jolly, ma Adamant, invece così non è.
Attenzione. 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 Che lui non mi fa Ice Beam lì. Quanti turni di distorto ho? L'ultimo. Ha vinto lui. Scusate. La mia unica win condition è che questo Lando non Scarf sia più lento di Breloom finita la distorto zona. Ve lo potete anche scordare. Peccato, guardate cosa è voluto dire un Cresselia che si sveglia subito. Ora poi magari qui noi crittiamo, ma siamo a meno 2, quindi. Qui faceva comodo il burn. Qui faceva comodo il burn. Ok, allora, lui muore. Insigne, lo dico. Il burn su Cresselia fa il resto, quindi col senno di poi allora non è stata una presa di giro della bea bendata perché alla fine ci è stato utile, però insomma la presa di giro è che avrei preferito non burnare ma che lui magari non si svegliasse, ecco. Proviamo a fare spora, anche alla sveltina, ma vedrete che attaccherà comunque prima perché ha uno scarfe, quindi si presume sia più veloce dei 130 e passa di Breloom. Ragazzi, peccato, peccato. Maturiamo la prima sconfitta con questo team in questa win streak, né meritata né immeritata, molto sul filo del rasoio, dove se A faccio Calm Mind quel turno, vinco io, B se anche non faccio Calm Mind e lui dorme un turno in più, probabilmente vinco io, perché lui chiaramente, perso Cresselia, non si può più bloccare sul terremoto, diventa difficile, diciamo così. Va bene, ci può stare assolutamente, nessun rammarico. Casella rossa e andiamo avanti con grande fiducia. 1415, punteggio un po' basso. Oh madre. Linun. Lando. Commo, Metagross, Gorbis, Insignor. Lui ha potenzialmente tre setupper. Un Bellidam. Un Gorbis. Un Commo. E un Insignor. Allora. Io farei 1. Starei a riportare i soliti di prima. Che Metagross mi apre. Ma questi mi piacciono. Ho fatto queste scelte, vi spiego un po'. Incineroar per pareggiare il suo Incineroar, quindi questa lotta di fake out che io penso ci sarà perché lui dovrà setuppare. Gardevoir perché mi può fermare il combo di Psyshock. Io mi aspetto che lui faccia Shell Smash. Se prende mi attacca. Perdo Incineroar, è un guaio.
Debbo però certamente rischiare. E metto la distorto zona perché se mi fa shell smash almeno sono più veloce con tutte e due e poi dopo c'ho il doppio hit. Vediamo. Senza shell smash, a meno che non abbia Z acqua, sarebbe veramente tanto da ridere. O almeno che non sia un life orb idropompa. Dovremmo reggere. Metagross protegge, attenzione. Questo fa Baton Pass. Io non voglio stare a 1415, non facciamoci troppe pippe mentalette, andiamo di Flare Blitz più Hyper Voice. Non abbiamo bisogno, ecco, di fare chissà quali mosse. Se entra con Incineroar a sinistra, non Mega Evolve, mi fa Iron Head, prendiamo Gardevoir. Qua invece lui Mega Evolve, quindi si prende Flare Blitz più Hyper Voice, dovrebbe venire giù. Tra l'altro Golem si prende anche un bel picchio dall'Hyper Voice. Amnesia. Fammi capire, Gorbis è più lento di Incineroar. Questo potrebbe essere un problema. Specialmente perché mi sa che l'Hyper Voice siamo lì lì per non tirare giù un Metagross. Ora c'è il problema Gorbis. Bene. Commo. Facciamo retromarcia su Gorevis e Psyshock qua. Vediamo chi Baton passa tutto quel ben di Dio. Commo come presumibile protegge, va bene con 4,15, ma insomma, staffetta, guardiamo chi entra e noi di conseguenza ricicliamo poi Incineroar anche magari in late game con un nuovo fake out, ne avremo bisogno perché chiunque entri lì adesso sarà praticamente immortale. Beh, di peggio non poteva entrare. Noi una cosa dobbiamo fare, addormentarlo. Mi auguro di essere più veloce con Gardevoir, dico a Mo, cioè più lento e quindi sotto distorto zona. Essere più su nella scala protezione. No, sono più lento, ragazzi, ma io vabbè. Non è chiaro, vabbè, a 1415, quindi giocherà con Mo chissà come. Di solito si giocano max speed per poter fare la Z subito. Vabbè, lui no. E tra l'altro regge anche. Mamma io vado da Hyper Voice perché tanto magari non ha nemmeno antisuono. Ora arriva il belly drum, sta a vedere si perde. Mamma mia. Se perdo contro questo team, Osiris non mi rivolge più la parola. Quella è a più 6 e a più 2 in difesa.
Ok, antisuono. Io confidavo sul Brelom di essere Sesh. Via, proviamo a vedere se Linum protegge. Ora dobbiamo cercare di vincerla con le predict. Potrebbe aver paura di fake out più nuovo attacco. Vediamo. No, è incredibile, ragazzi. Vi torna che se avessi fatto fake out più Hyper Voice o fake out più Psyshock su quell'Inun combo, tanto non era assolutamente un problema, anche se entrava il Focal Call e mi shottava Incineroar, chi se ne frega, io devo tirare giù, una volta che tiravo giù l'Inun ho vinto, quindi lui doveva proteggerlo. Vabbè. Vi torna, no? Cioè, non sono arrogante nel dirlo, spero. Vabbè. Io ho fatto calmamente perché devo reggere un Extreme Speed. Tanto ascolta, ascoltate. Se reggo Extreme Speed si può vincere. Se non reggo Extreme Speed, Calmind o non Calmind, ho perso. Ritorno al discorso. Questa è anche a più 2 difesa speciale. Poi vabbè, c'è di mezzo anche l'eventuale miss di Focal Colpo che non arriverà mai. Buono. Vediamo su Moonblast a più 1 tira giù un Linon almeno a più 2 e più se non lo tira giù se lui missa il focal colpo di Flaybeez dovrei finire il resto. No, vabbè. No, vabbè. Attenzione, la Z ci viene incontro lui perché con la Z la reggiamo. Su Incineroar c'è anche il Misty Terrain, quindi tra l'altro su Fini non ha effetto. Sta provando a perderla. Lui doveva fare focal colpo. C'era focal colpo, aveva vinto. Se gli entrava. Mi tocca sudare freddo contro Gorebis e Linun, ragazzi. Crit, chiaramente, su Incineroar. Io lo so che voi ci godete. Lo so, vi conosco. Così come so che godete a sapere che Incineroar ha 53 e che se avesse avuto 50 prendeva la bacca. Io lo so, vi conosco. Voi ridete delle mie sventure. Allora, si protegge, muore. Ok, se non protegge, no cofte e te lo pigli, perché sei più lento di me, non si sa perché tu sia stato fatto più lento di me. La menta l'erba. Fanghiglia. Adesso arriverà il drop su Fini. Ci siamo. Lui ha focal colpo. Flamethrower farà focal colpo. Gli entrerà.
più uno, però insomma, io lo resisto. Se non succedono cose brutte, chiamate drop. Lui non ha missato mezza mossa, ragazzi. Io vi giuro, non mi ricordo d'aver sudato così ultimamente sul canale. Una partita. Ma alla fine è andata bene. Mettiamo sta casella verde e poi salutiamoci. Il più in fretta possibile, voglio chiudere questo video, ragazzi. Ok, due sole partite. La prima è stata abbastanza lunga, la seconda è stata piacevole come una manata di sabbia nel costume l'estate, ma alla fine è andata bene. Mamma mia, sono comunque molto contento perché chiaramente trovarsi a giro di boa 4 su 5 va benissimo. In più, la partita di prima, se si fa un calm mind, come abbiamo già detto, la si porta a casa. Se quel Cresselia dorme, la si porta a casa. Quindi sono tutte cose che ci stanno, va benissimo. In più non è che era un matchup impossibile, quindi anzi, questo team sta assolutamente rendendo molto bene. Io sono molto contento. Detto questo, signori, vi invito al solito a mettere un bel like se volete ricostituire le mie coronarie dopo questo match, direi abbastanza più che intenso da terapia intensiva, ecco, contro l'Inun. Commentate un po' se anche voi avreste fatto le mie stesse giocate, specialmente quel turno dove ho levato Incineroar pensando che lui proteggesse mantenendo la posizione. E poi iscrivetevi al canale e, come ho detto, aiutatemi a far conoscere il canale anche ai vostri amici, così che magari gli potrete far vedere che la vostra passione per i Pokémon è una passione per un gioco che non è così da immaturi, da bimbini, come si pensi. Ecco, ciao a tutti ragazzi.